ti permetti di lavorare se devi stare su internet, non quello del treno, però comunque ho raggiunto, non so, su Italo tipo 100.000 punti, non so più, non so che cosa mi possono dare un Italo a questo punto. Non si sa mai, no? I premi fedeltà dei treni, non si sa che ti regalano. Non si sa, e credo un giorno mi arrivi in un treno a casa parcheggiato. E Italo, tra l'altro, è molto bello, lo dico perché noi ci lamentiamo sempre. Non so se vi è capitato di prendere Italo e venire al sud, ma noi in realtà l'alta velocità che ci lamentava, ma noi non la vogliamo. Io mi sono reso conto che noi abbiamo fatto di tutto per eliminarla. Perché da Torino a Salerno fa tre fermate, cioè fa tipo Bologna, Firenze, Roma, Napoli e poi Salerno. Da Salerno, non si sa dove va, fa Sala Consilina, Lago Negro, la farmacia, Paola, si ferma a Paola. Cioè, questo treno non fa in tempo ad accelerare, 700 metri si deve fermare, ma che cazzo? Cioè, ho capito perché non funzionerà mai l'alta velocità da noi. E io per anni ho preso questo treno che fa invece l'altra tratta, che fa Benevento-Milano, che io chiamo anche la via del latte, perché tra Benevento e Napoli salgono più cartoni di mozzarella di bufala rispetto alle persone. A volte vengono fatte scendere le persone per salvare, soprattutto dopo le feste, questi cartoni di mozzarella di bufala. E ho capito questo, che il viaggio peggiore che puoi fare in treno, lo dico senza nessun, cioè non lo dico in maniera onesta, è viaggiare con degli anziani nello stesso scompartimento. Non so se vi è mai capitato di viaggiare con gli anziani dentro un treno. È un'esperienza, vi dico la verità, perché gli anziani hanno questa caratteristica, hanno un tono di voce che invade il campo vitale dell'altro e non si rendono conto di questo. Hanno una suoneria del cellulare impostata sul livello Tomorrowland, non con l'ultimo successo del momento, diciamo tipo Mambo Number 5 impostato dal nipote. E tra l'altro i cellulari degli anziani, quelli nuovi, sono gli Huawei di vecchia generazione, quelli che si bloccano, no? Che fanno tipo 20 secondi per spostare la schermata. Ci sono delle caratteristiche tecniche importanti. Mia madre ha 70 anni, ha iniziato a usare WhatsApp un paio d'anni fa. Vedo gli errori che commette, per esempio nelle frasi in cui mi deve chiedere delle cose non finisce mai la frase con un punto interrogativo ma con l'ok, tipo vuoi la cotoletta? Ok, stai arrivando alle 6, ok, sembra di parlare con Robert De Niro, una cotoletta? Ok, vaffanculo, ok, stai molto attento, ok. E noi li pigliamo per il culo gli anziani, perché dice ah no, hanno fatto tutti le battute sul fatto che mandavano questi meme, no? Tipo buon mercoledì con delle rose sgranate, Snoopy che dice buon Natale, ma ormai gli anziani, fateci caso, sono arrivati al livello 2, livello pro. Gli anziani mandano i vocali, sono passati di livello e non si sa per quale motivo, ma gli anziani che mandano i vocali sono di due tipi, o quelli ubriachi oppure messaggi alla nazione. Faccio la differenza tra i due. Un messaggio di Natale mandato da mio zio, quelli di tipo ubriaco. Carmine, ti volevo dire buon Natale, non ho il numero di tuo papà, se mi fai gli auguri pure da parte mia per favore, grazie, e ci vediamo presto, ciao. Grazie. Messaggio alla nazione è parte col preme il pulsantino e i primi 5 secondi sono di silenzio assoluto e poi tutte le parole vengono scandite perfettamente, no, sembrano messaggi dell'istituto Luce, se tu li senti Ting! Carmine, ti volevo dire che a Natale non possiamo venire, ritorneremo. È un messaggio di mio zio. Ma concentriamoci su quell'anziano che decide di partire da Benevento e andare a Milano per la laurea del nipote. A casa resta solo suo marito, Nello, e decide di avvisarlo. Cellulare, tipico, partiamo. Il
Il cellulare ha una cover, quella cover è di un solo tipo. Ha un magnete che ne blocca la facciata nel back. L'utilizzo del dito è solo indice che scorre oltre il telefono. Nella chiamata gli occhiali passano dalla fase di riposo a una fase di attacco. Quella caramella rossana è attiva da una sera ormai. E parte la chiamata. Pronte? Sì. Siamo partito. Sì. Da 5 minuti, sì. Siamo partito. Ti ho lasciato la Philadelphia nel frigo. Ti ho lasciato la Philadelphia nel frigorifero. Però sì, Vab. Ok. Sì. Vab. Ok. Sì. Non mi fai gridare, no. Non mi fare gridare. Siamo partito, mo. No che sta fermo, Nello. Va bene, va. Sì. Oh. Va. Sì. Vabbè. Sì. Sì, sì. Stiamo alla galleria, scusa. Fino a Milano.